Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Le indiscrezioni dicono che Mentana, direttore del telegiornale di La Sette, avrebbe offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo, che è il proprietario di RCS, anche della Sette. L'indiscrezione arriva da Gospia, dove Mentana avrebbe rassegnato le sue dimissioni a Cairo dopo una puntata di 8 e mezzo. Ma che cosa sarebbe successo in questa puntata di 8 e mezzo? Intanto arriviamo a questo punto dopo che nella settimana c'è stato un botta e risposta continuo tra Mentana e il capo del governo Conte, dopo che Conte ha utilizzato la TV di Stato, la RAI, per fare un discorso a reti unificate, prima del telegiornale, nella fascia d'ascolto più alta, per fare delle comunicazioni inerenti al contagio, ma anche per attaccare l'opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni, definendoli praticamente dei bugiardi. Poi si scopre che era Conte ad aver detto delle bugie, in quanto aveva detto a Meloni che è stata lei e Salvini ad aver praticamente creato in un governo di destra il MES. Invece poi si è scoperto che non è vero, perché il MES viene firmato nel 2012 in un governo di Mario Monti, dove non c'era né Salvini né Meloni. C'era stata una versione precedente del MES nel 2011 che non era mai entrata in vigore, perché era stata poi sostituita dalla nuova versione del 2012. Ma quello che è successo dietro le quinte probabilmente ha fatto ancora più rumore di quello che si è visto e si è sentito sui giornali, tanto da spingere Enrico Mentana a rassegnare le sue dimissioni. Come dicevamo, dopo che Conte ha criticato Meloni e Salvini, Mentana dice: attenzione, io ho criticato spesso Matteo Salvini, però quello che ha fatto Conte non va bene. Utilizzare la TV di Stato con il potere che ha il Presidente del Consiglio per parlare alla nazione, per fare campagna elettorale, per farne derivare un tornaconto personale, non ha senso, cioè non è corretto, è un qualcosa da Venezuela, da dittatura di Chavez in Venezuela, dove lui può fare quello che vuole con la televisione e non ha nessun contraddittorio. Stavolta devo fare nomi e cognomi, diceva Mentana. Così Giuseppe Conte ha introdotto il suo attacco politico a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, come dicevamo in televisione. E Mentana aveva detto: se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personalistico della conferenza stampa attaccando l'opposizione, non avremmo mandato in onda quella parte. Le parole di Enrico Mentana sono risuonate per giorni nelle stanze del potere e sono rimbalzate su tutti i giornali e i media nazionali. Tutto questo finché non arriva un'altra nota di Palazzo Chigi che ribadiva questa nota che Conte aveva fatto quello che è giusto. E poi la parte politica che a lui riferisce hanno anche loro ribadito: ha fatto quello che è giusto. Ecco. Così l'ufficio stampa di Conte rivendica che lui ha dovuto smentire le notizie false di Meloni e Salvini. Ma Meloni e Salvini non avevano detto nessuna notizia falsa, avevano detto che era stato attivato da Gualtieri il MES firmando un documento con tutti gli altri capi dell'economia dei 27 paesi, che è la realtà. Quindi ha firmato un documento per poter attivare il MES e farlo utilizzare ai paesi che desideravano utilizzarlo per spese sanitarie fino a un massimo del 2% senza praticamente interessi. Quindi quello che diceva Salvini e Meloni era corretto, che il MES era stato attivato da Gualtieri. Quindi quello che diceva Conte non risulta essere il vero. E poche ore dopo Enrico Mentana ha chiarito il suo intervento con un lungo monologo di apertura del suo telegiornale, rimarcando gli ideali della libertà di informazione, soprattutto in un momento così difficile, informazione che non deve essere passare, non deve passare per la polemica politica. E poi aveva detto: comunque Conte non può cercare di intimidire l'informazione, di fare pressioni. E poi arriva quel personaggio di Lilli Gruber, no? Ospiti di 8 e mezzo c'è
Marco Travaglio e Paolo Pagliaro. Ovviamente, secondo voi, Travaglio, chi ha appoggiato? Domandone da $1 milione. Ovviamente ha appoggiato Giuseppe Conte, idolo dei 5 Stelle, e lui portavoce, diciamo, giornale portavoce dei 5 Stelle. Quindi appoggia Conte, che ha criticato le opposizioni, perché secondo una certa parte politica e certe persone di centrosinistra, contro l'opposizione qualunque cosa è lecita: insulti, discredito, utilizzo dittatoriale delle televisioni, qualunque cosa è legittima per discreditare o cercare di schiacciare l'opposizione, cosa che Mentana intelligentemente dice: io ho criticato 1000 volte Salvini, ha fatto un elenco lunghissimo, ma questa volta non, e questa volta l'errore è dalla parte di Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio, del suo uso personalistico della televisione. E così Mentana si mostra comunque imparziale per il più possibile, come dovrebbe essere un giornalista, sforzarsi di essere imparziale il più possibile. Ovviamente altri giornalisti non lo vogliono fare, non ci riescono e non hanno nessuna intenzione di essere imparziali, ma sono platealmente schierati. E così, secondo quanto rivelato da Dagospia, quindi il comportamento di Lilli Gruber avrebbe innervosito Enrico Mentana, ma il comportamento di Lilli Gruber non innervosisce solo Enrico Mentana, è di una faziosità Lilli Gruber che non ha comparazione in Italia. È leader incontrastata della faziosità di sinistra in televisione. Su questo credo che non ha rivali, ha dei rivali però a distanza. Lei è regina incontrastata della faziosità del giornalismo di sinistra. E così Enrico Mentana si è innervosito. Stando alla cronaca del sito diretto da Roberto D'Agostino, il direttore del TG La 7 avrebbe messo le sue dimissioni sul tavolo di Urbano Cairo. Un gesto plateale da parte di Enrico Mentana, che si sarebbe chiuso in un nulla di fatto grazie alla solidarietà espressa nei suoi confronti dall'editore. Inoltre Enrico Mentana avrebbe chiesto, sempre secondo quanto riporta Dagospia, a Urbano Cairo di chiudere il contratto con Marco Travaglio sia a 8:30 che a di martedì di Giovanni Floris. Guarda la risposta di Travaglio su Dagospia, che dice: caro Dago, non sono abituato a parlare a comando, dunque l'altra sera a 8:30 non ho criticato Enrico Mentana su input di Lilli Gruber, che peraltro non si è mai permessa di darmi input sulle cose da dire. Ho semplicemente esposto il mio pensiero, identico a quello che avevo scritto nei giorni precedenti sul Fatto Quotidiano. Io ho anche evitato di nominare Enrico, che nel frattempo veniva linciato sui social con espressioni orrende e comunque spropositate rispetto alla sua frase infelice. È subito arrivata la Dago risposta: caro Marco, l'input non era rivolto al tuo pensiero, ma al punto di Paolo Pagliaro. E comunque, se Travaglio parla Enrico, vuol dire che si conoscono, però Enrico Mentana ha subito chiesto le dimissioni, praticamente ha chiesto all'editore di licenziare appunto Travaglio e Giovanni Floris. Vi devo dire che Travaglio e Floris, io ho visto parecchie trasmissioni di Floris quando era su Rai 3, come si chiamava quella trasmissione, Ho un vuoto, comunque quella trasmissione lì di Floris, io la vedevo, perché era comunque la trasmissione più interessante di politica, con degli ospiti comunque di tutto rispetto. Tutti i politici passavano da Floris, e Floris ha sempre cercato di essere il più imparziale possibile, anche se comunque il suo credo di sinistra alla fine veniva fuori con le sue domandine taglienti. Però sinceramente è stato Floris, è sempre stato abbastanza accettabile nelle sue trasmissioni. Travaglio io sinceramente non l'ho mai
non ho mai guardato trasmissioni dove ci fosse ospite lui. Tante cose le ho condivise in passato di Travaglio, perché dice le cose come stanno, però alcune cose sono proprio di parte, come la difesa a spada tratta dei 5 Stelle di Conte. Ma io Travaglio l'ho sempre definito una persona non in linea col mio pensiero, ma una persona estremamente intelligente. Non riesco realmente a capire, ve lo dico con sincerità, come possa prendere ed essersi infatuato totalmente dei 5 Stelle e di Conte, ma soprattutto dei 5 Stelle. Conte ha il suo carisma, il suo modo di fare, è più un Prodi, ma i 5 Stelle sono veramente inascoltabili. Secondo me la compagine 5 Stelle, opinione personale, non è adeguata a ricoprire incarichi politici, a stare in Parlamento, in Senato. Mia opinione personale. E mi stupisce come Travaglio, come vi dicevo, differente dalla mia visione politica, ma intelligente, come lo è Floris, come lo è, lo sono tante persone di sinistra che io reputo intelligenti, però non in linea col mio pensiero. Però quando vedo Travaglio così sciogliersi di fronte a Di Maio e tutta la bella compagnia cantando, non riesco realmente a capire il perché. No. Movimento rivoluzionario era inizialmente l'idea di un movimento rivoluzionario, apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno, però poi si è palesato in tutta la sua difettosità questo movimento, che è tutt'altro che un movimento rivoluzionario, ma si è trasformato nella casta della casta. Quindi non riesco a capire Travaglio, questa infatuazione per il Monte 5 Stelle che continua. Veramente per me è un qualcosa di veramente inspiegabile. Magari qualcuno di voi potrà scriverlo sotto questo video del perché. Io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.